Ho la luce d'Ores, attento imboscata, grazie. Volevo farvi il saluto e in realtà mi sono di nuovo letto il messaggio. Ok, va bene, salutiamo i ragazzi, ecco, benissimo. Il nostro Prode Silverius, che mare profondo stordente, addirittura una runa, e l'avevo lasciata lì. Non l'avevo vista, che vergogna, veramente, sono imperdonabile. Allora, il gigante lì intanto non pare cagarci minimamente. Io devo ringraziare ufficialmente l'amico Elia, che è colui che mi ha dato le dritte, per sconfiggere appunto Amigdala, che era quella dello stadio sotto, che avrebbe reso utile la cosa. In realtà io avevo tentato anche di dargli una zampina per affrontarlo, però ero prontamente morto. Intanto mi avevo permesso però di studiare un po' la boss fight, che è sempre bene, se non volete rischiare troppi echi del sangue, farvi evocare, che se va bene ottenete qualche premio, se va male non rischiate granché. Tutti si andate a imbricare in un posto di merda, figlia mia. Ok, perfetto, intanto torniamo all'arma corta. Sangue freddo e sangue freddo, benissimo, infatti ci vuole tanta calma e sangue freddo. Vedi nota, sì, attacco con affondo efficace, sì, andiamo a fondo noi, andiamo a fondo. Allora, qui stiamo tornando nella parte lacustre, quella che tanto ci piaceva, perfetto. Io eviterei anche volentieri di andare a inzuppare di nuovo i miei santi bargigli qua sotto, però il problema è che... effettivamente siamo messi in una situazione da cui non si può uscire, perché noi siamo scesi dalla zona coi gradini e quindi non possiamo più tornare indietro tecnicamente, eh? Giusto? Giusto? Signor gigante, ecco, esatto, volevo giusto dirle quello. Va bene, è valsa la pena di cascar giù. Ok, ho capito perfettamente che punto siamo. Ah, ok, ho l'occasione per usare il marchio del cacciatore ardito. Sì, è arditissimo, perfetto. Yeah. Mi sveglio con un gran mal di testa, questo posto sbronza veramente. E niente, ora possiamo andare, in teoria, a spendere qualche bel eco del sangue, a vedere come si dice, in cosa consiste questa nuova runa. Poi dobbiamo tornare finalmente ai boschi proibiti per andare a recuperare le cose che abbiamo lasciato in sospeso. Perfetto, allora, datemi solo ancora un secondo. Ok, volevo solo controllare che non ci fosse nessun altro passaggio barra item o robe simili. Creatura deforme più avanti? No, la creatura deforme non è più avanti. Va bene, ok. Andiamo, vuoi tornare al sogno del cacciatore? No, volevo andare al supermercato a prendermi qualcosa da mangiare, però qua siamo e qua andiamo. Or quindi, come dicevamo appunto, adesso andremo a spendere un attimino i nostri, come si dice, echi del sangue, che vedremo appunto anche a che livello sono arrivato, perché veramente ho farmato in maniera dannatamente vergognosa. Potremmo anche, no, beh, intanto che siamo a livello 12 va bene, basta non superare il livello 15. Vi ricordo che con il punto intuizione è pessimo avere a che fare con i mob, perché appunto diventano più potenti. Come vedete sono arrivato a livello 55, il farming è stato veramente pesante e potente, ho alzato praticamente molto forza, anche che se ho scoperto che già dal livello 21 non mi aumentava più niente, per cui penso che influisca solo sullo scaling, niente di che. Ho aumentato tinta del sangue per rendere un filino più efficaci i proiettili e di un punto vitalità, tanto per aumentare anche la difesa fisica. Ero indeciso se aumentare resistenza per pigliarci due punticini in più di stamina oppure cominciare a buttare qualcosa anche su arcano. In effetti aumenta di più arcano l'attacco delle armi, quindi influirà sul buff? Esiste un solo modo per scoprirlo: spendere questi benedetti echi del sangue. Ok, poi andiamo qui dai ciccini pasticcini, ottieni oggetti e ci ricompriamo un paio di questi che sono stati veramente utili. Ok,
Fiale del sangue, ne abbiamo 57 di scorta, va bene. Proiettili di mercurio, quelli non mancano e non li compreremo mai, anzi mi sono trovato anche a venderne perché non sapevo più dove metterne. Andiamo a sistemare le nostre armi e poi fra l'altro potremo anche cominciare anche andare a sbirciare un attimino gli altari dei rituali, eh. Allora, rinforza armi, possiamo... Oh yeah, finalmente. Quindi apriamo la via alla terza runa sulla spada di... sulla lama sacra di Ludwig. E questo ci piace. Ripara armi, prima di tutto. Ok, la torcia era a posto. Rinforzo con gemme del sangue. Allora, lama sacra di Ludwig. Ok, terzo... Oh, quante belle cosine che abbiamo qui. Allora, recupero continuo di PV più 1. Potenza attacco verso simili. Interessante. Aggiunge effetto avvelenamento lento. Potenza attacco fulmine più 63. Per cui ci darebbe un doppio buff. Oh oh. Tecnicamente, dato che già abbiamo la lama infuocata. Ad esempio qui vedo che mi potenzia attacco fisico, ma in realtà io non vedo il potenziamento effettivo dell'attacco fisico. Ok. Facciamo che proviamo il doppio elemento per curiosità. Così. Ah! Avevo giusto perso un pochino l'abitudine a fare queste cose stupide, ma poi l'ho riacquistata prontamente alternando le partite a Scholar e... Ok, alternando le partite a Scholar a quella Bloodborne. Ah, ecco, io volevo, in effetti, giusto per il mio impavido desiderio di collezionismo, sono curioso anche di acquistare il perforatore. Però, ma sì, dai, acquistiamo quello. Andiamo a vedere com'è. mi diverto con poco, mi diverto davvero con poco. Allora, riequipaggiamo innanzitutto le Molotov, che sono una fedele compagna di viaggio. E il perforatore... Mi sono dimenticato che l'avevo già comprato. Porca Eva! E quindi ora a venderlo prenderemo obiettivamente un calcio nei denti. No, scusate, vendi oggetti, grazie, grazie. Che botta di sfiga. Va bene, ok, me lo sono andato a cercare. Così imparo a non usare la memoria. Così ho fatto anche una figuraccia da idiota. Va bene. Oh, yeah. Ah, ok. Attacco, attacco. Attacco, attacco caricato. Non male, non male. Però questo... Ok. Porca Eva! Io non so l'effetto che faccia di preciso, ma sono effettivamente curioso di scoprirlo, eh. Non credo che sia... Vai, dai, scusate, sto gigioneggiando un attimino, ma voglio... potenziarlo per vedere anche se valga poi la pena di usarlo, visto che qualche item per potenziarlo ce l'abbiamo. Beh, 93 di attacco non è poi granché, eh. Non so neanche se valga la pena, ma chi se ne veramente. Il bello di questi giochi è anche il divertirci in maniera stupida, per cui terremo intanto questa. Dopo cominceremo a equipaggiare anche lo spadone Ludwig. Ah, ecco, mi sono dimenticato di farvi vedere che per andare alla frontiera dell'incubo, all'edificio Aula Magna e alla camera di Amigdala, il passaggio è questo. Fra l'altro, visto che comunque sia non abbiamo tantissimo video, i boschi andiamo a vederceli la prossima volta, vi faccio vedere una cosa e vi chiedo una cosa, perché ho bisogno di un consiglio, fra virgolette, perché non sono stato in grado da solo di darmi una risposta. Adesso vediamo, magari la scoprirò in questo momento, perché ho saputo da amici che esiste un secondo piano effettivo. Non un... Allora, secondo piano ipotetico l'avevamo già considerato, quindi sapevo che
c'era qualcosa sopra, anche perché ho visto degli studenti muoversi. Allora, i tuoi piedi. Oh. Perfetto. Io ho aperto questa porta in fondo, non quella dritta davanti a noi, si tratta di una porta alla destra che non avevo minimamente notato. Ed ero convinto che fosse quella la via per, la, per il secondo piano della, appunto qui dell'Accademia, della, dell'Aula Magna lì così. Invece ho trovato questo scrigno che conteneva gelatina rossa. Ho aspettato a leggerlo perché, visto che l'ho trovato qui, volevo leggerlo insieme a voi. Ah, ecco, nella parte dopo Amigdala, quella che abbiamo esplorato, non mi ricordo di preciso dove, ho trovato anche questo dono del messaggero. Devo averlo trovato nella parte dove c'è uno di quei bestioni che ci ciucciano il cervello, che ci toccano con follia e ci uccidono all'istante, in quella zona avvelenata dopo che il ragno mi aveva buttato da basso. E praticamente questo qui ci permette di tramutarci in messaggeri per tendere i trappoloni. È un consumabile, ha un tipo di uso illimitato, quindi non ci sono problemi di sorta nell'utilizzo, si può sprecare a piacimento. Andiamo a vedere gelatina rossa dov'è, soprattutto se è qui. Se è qui o se è qui. Gelatina rossa, materiale usato in rituale del sacro calice. Oh mio Dio, è un feto. Infanti nati morti di una misteriosa creatura simile a quelle che si possono trovare nei recessi del vecchio labirinto. Bene. Un filino disgustoso. Vabbè. Ok, abbiamo visto anche di peggio, effettivamente. Quindi, come vi dicevo, vi faccio vedere la stanza appunto del farming. Calcolate che in questo momento non ho addosso la mia runa che mi implementa l'acquisizione appunto delle anime. Allora, qui a sinistra in fondo al corridoio abbiamo la stanza da cui arriviamo noi, quella con la lanterna, come potete vedere brillantemente è questa, e uscendo e girando subito a destra si entra in questa stanza, attac, e voilà. E come vedete, senza fare troppo cinema, qui c'è un porcaio di questi esseruncoli. Io vi do un consiglio: cercate di ammazzare prima quelli pelati con le bottiglie, perché quelle bottiglie sono veramente veramente fastidiose. Allora, lo sto affrontando malissimo. Stavo dicendo, le bottiglie sono fastidiose perché sono piene di un liquido fetente che innanzitutto vi potrà colpire alla distanza. Facciamo così e ci leviamo un pensierino. E soprattutto, oltre che colpirvi alla distanza, se i tizi qua lo ingeriscono, lo vomitano, e quindi anche come stanno facendo ora, vedete, va bene, ma vaffan, questa cosa qua che possano schivare i nostri attacchi è stupendevole veramente. Però preferivo sempre quando non succedeva. Come vedete, abbiamo raccattato sedativi, perché droppano sedativi e proiettili d'argento di solito. Non venite qua per farmare altro, perché il loro drop è quasi totalmente limitato a quello. E come vedete abbiamo raccolto un bel po' di echi del sangue a gratis. Logicamente, come vi ho detto, se avessi avuto la runa, quella che aumenta gli echi del sangue raccolti, ne avremmo raccolti all'incirca 3-4.000 di più, che non è cosa di poco conto. E come dicevo, io non sono stato in grado da solo, povero bimbo io disperato, di trovare la scala che ci porti al piano di sopra dell'Aula Magna. Quindi, se qualcuno di voi cortesemente in un messaggio, senza spoilerarmi altro, mi dice dove si trova, mi fa un regalo grande grande. Noi ci salutiamo qui e ci vedremo nel prossimo video, dove andremo ad affrontare i boschi proibiti. Io intanto torno al sogno del cacciatore e finisco di spendere quei gli echi del sangue lì. Alla prossima!